acquisita da un autocarro a Vallefoglia, 84enne trasportata dall'eliambulanza al Torrette di Ancona. Due multe in 20 giorni nonostante l'abbonamento per la sosta gratuita. Lido di Fano, l'ira di una residente che lancia un appello al comune per cercare soluzioni alternative. Inaugurato da poche settimane, è già stato deturpato uno dei pannelli artistici nel sottopasso di Viale Cairoli a Fano. Indignata l'assessora al decoro Barbara Brunori, che promette: faremo installare le telecamere. Al ponte storto, rubati i fiori e una bandiera dell'Italia regalata da un disabile alla città. Cresce la voglia di andare in vacanza. C'è chi ha scelto i Caraibi e chi si accontenta di rimanere in Italia. I pesaresi sono pronti a preparare le valigie. Alla BCC Arena di Fano torna il cinema sotto le stelle. Questa sera si parte con un film a sorpresa e ad ingresso gratuito. Ginnastica ritmica. L'Aurora Fano conferma anche quest'anno il titolo di campione d'Italia con l'esercizio d'insieme ai 5 cerchi. E allora l'Aurora Fano esulta come se non ci fosse un domani e si porta a casa il titolo del campionato nazionale d'insieme Open 5 cerchi. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la cronaca. Una 84enne è stata investita da un autocarro questa mattina intorno alle 8 in strada Santa Barbara nel comune di Tavuglia. Secondo i primi rilievi, l'anziana residente a Belvedere Fogliense stava camminando a bordo strada quando il mezzo pesante l'ha travolta. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 che hanno allertato l'eliambulanza. Poi l'anziana è stata trasportata al Torrette di Ancona. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge. Due multe in 20 giorni nonostante l'abbonamento fatto per parcheggiare in zona Lido e ancora caos sulle soste a pagamento nel lungomare di Fano. A raccontarci i disagi continui è una residente che lancia un appello al comune. L'abbonamento per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento di Viale Cairoli sarà attivo dal 14 giugno fino al 15 settembre. C'è scritto così nella lettera ricevuta da ASET SPA e indirizzata da Anna Batico, operatore sociosanitario e residente in zona Lido, che dopo la decisione adottata dal comune di Fano sulle soste blu ha deciso di spendere 30 euro per poter parcheggiare gratuitamente la sua auto nella stessa via H24. Ma il giorno stesso la sorpresa, una multa di 42 euro. Dopo la telefonata all'ASET è stato ammesso uno sbaglio. Così Anna si è recata negli uffici di Via Nolfi per farla annullare. Sabato scorso poi si è accorta della seconda multa, elevata il pomeriggio precedente e lasciata sul cruscotto. Sabato mattina ho provato a chiamare tutti, perché ovviamente ero di nuovo ovviamente arrabbiata. E uffici chiusi, finché mi sono rivolta poi al sindaco Seri per questa cosa e lui ha detto che provvedeva. Mi ha risposto dicendomi che è stato sbagliato di nuovo a digitare la targa. Altro disagio, prosegue Anna, è che anche con l'abbonamento non è possibile sostare, se non a pagamento, nelle vie diverse rispetto a quella di residenza. Inoltre qui gli stalli sono pochi, ha precisato, e la difficoltà a trovare un parcheggio, in particolare la sera e nel fine settimana, è sia per i residenti sia per i commercianti. Perché so che anche chi ha casa che non è residente però a una seconda casa non hanno dato il permesso per i residenti. State trovando delle soluzioni alternative? Allora, io sto cercando casa da un'altra parte in affitto, ma in questo periodo non è molto semplice, non è facile, perché ormai sono quasi 6-7 anni che abito qui e quindi mi sono un po' stancata, anche perché la macchina io comunque per lavoro la devo prendere. Quindi mi devo girare tutto il Lido, tutte le zone, le vie intorno per trovarmi un parcheggio. E non è facile, magari sto anche un'ora in giro, stanca dopo ore di lavoro, in piedi ovviamente. Per questo Anna lancia un appello al comune di Fano chiedendo di trovare soluzioni alternative. Anche domenica scorsa alle 2:30 rientro dal lavoro, ho dovuto parcheggiare la macchina molto lontano e dovermi fare chilometri a piedi per tornare a casa. Oltre al tempo dedicato per recarsi appunto in centro e richiedere l'annullamento delle multe. Esatto, infatti perché tutte le volte che se mi viene fatta per quando fine settembre penso che ci farò una collezione, questa è la seconda, non penso che finirà qui. Io spero di sì, che la capiscano, cioè di controllare almeno di digitare bene la mia targa, che l'abbonamento c'è.
Inaugurato da poche settimane, il sottopasso del Lido è stato deturpato. A nulla sono serviti gli appelli del liceo artistico Apolloni, indignata l'assessore Brunori, e ora ha detto faremo installare le telecamere. Oltre all'assessore al decoro Barbara Brunori, anche gli studenti del liceo artistico Apolloni, autori dei pannelli, avevano lanciato un appello alla cittadinanza affinché non venissero imbrattati i loro lavori installati nel sottopasso di Viale Cairoli a Fano, e invece ci risiamo. A distanza di 2 settimane dall'inaugurazione, qualcuno ha ben pensato di lasciare questa parola, fiocco, incidendola sopra una poesia dedicata al mare del fanese Elvio Grilli. Assessore, ci sono un po' di rabbia e delusione, perché non avevate messo le telecamere? La scelta di non mettere le telecamere è stata una scelta consapevole per dare fiducia alla città. È stata una scelta perché naturalmente, come ho sempre detto, in quel luogo sono intervenuti i giovani, e i giovani di ampio respiro volevano dare proprio un'identità, volevano portare sia il loro talento ma anche i loro sogni. Distruggere una cosa del genere naturalmente significa intervenire su quello che è un futuro che loro si aspettano, che non è disegnato con quel profilo lì, non è imbrattato, non è rovinato, ma è un futuro rigoglioso di idee e naturalmente di cose che possono accadere, belle, positive. Oggi, rispetto a quello che succede, mi trovo costretta naturalmente a intervenire con telecamere, cosa che farò. Da questa mattina la scuola interverrà subito per verificare come migliorare quel punto. Fortunatamente è un piccolo tassello in mezzo invece ad un'opera significativa. Verrà sicuramente migliorata con un piccolo lavoro, però ahimè mi dispiace molto registrare questa cosa, anche perché Matilde, la ragazza che la scorsa volta aveva fatto l'appello, è stata la prima a rimanerne delusa. Non solo vandali, ma anche ladri senza cuore. Al Ponte Storto, vicino ai passeggi di Fano, sono stati rubati alcuni fiori messi dal comune per abbellire la zona, ma anche una delle bandiere lasciate da un disabile come dono alla città. Non c'è rispetto neanche per un disabile che ha avuto cura di verniciare questa imperriata sul torrente. Avevo messo le bandiere, c'è scritto non rubare un dono di un disabile, si sono fregati una bandiera e vedete qui hanno messo dei vasi con le piante e guardate qui, hanno fregato anche una pianta, l'altra bandiera è rimasta, come vedete hanno rubato, spiantato delle piante. E rubato una bandiera. Bel riconoscimento. Siamo profondamente addolorati dall'inaspettata notizia della scomparsa di Raffaella Carrà, una ineguagliabile professionista e icona con cui abbiamo avuto l'onore di collaborare per 3 bellissimi anni. È con lei che la cucina Scavolini è diventata la più amata dagli italiani, sancendo l'inizio di un percorso in cui il suo contributo è stato straordinario e fonte di ispirazione per tutti noi. E quanto ha detto all'ANSA Fabiana Scavolini di Scavolini S.P.A. commentando la scomparsa della regina della televisione italiana. La collaborazione risale alla metà degli anni 80 e ha contribuito a lanciare il marchio a livello internazionale. E adesso la sanità. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi legati al coronavirus nelle Marche. Tra le nuove diagnosi invece sono solamente 4 i positivi riscontrati nell'ultima giornata a fronte di 755 tamponi testati. Negli ospedali i ricoveri per Covid sono 10, un dato rimasto invariato rispetto a ieri. Calano i pazienti in terapia intensiva, mentre resta anche in questo caso invariato il numero dei degenti in semi-intensiva. E il Covid non spaventa molto i pesaresi che hanno già programmato le vacanze. C'è chi preferisce andare all'estero e chi invece ha scelto di rimanere in Italia. Servizio di Angelica Panzieri. Sì.
C'è chi ha scelto i Caraibi, chi invece si accontenta di rimanere in Italia, preferendo le mete di montagna al fresco o anche quelle di mare al sud dello stivale. Le vacanze si avvicinano a grandi passi per migliaia di cittadini e a dare una mano c'è anche il Green Pass europeo, il certificato verde entrato in vigore dal 1 luglio, che permetterà di viaggiare in tutti i paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen senza restrizioni, cioè senza essere sottoposti a quarantene. A Pesaro tra i cittadini c'è chi è pronto a preparare le valigie, anche per recuperare quel viaggio andato perso lo scorso anno per via della pandemia. E viene tutti gli anni a Pesaro la prima volta? Secondo anno. Molto, molto. Amo Pesaro, è bellissimo. Dove andrai in vacanza quest'anno? Andiamo in Trentino, probabilmente, sì. Quando partirete? Partiremo verso agosto, dopo Ferragosto. L'obiettivo è prendere un po' d'aria fresca? Sì, decisamente sì, con lui sì, lo facciamo correre un po' all'aria aperta. Andiamo in Calabria. Quando partirete? Verso il 22 di luglio. Spiaggia ovviamente. Sì, noi abbiamo una nostra figlia che abita giù da quelle parti, quindi andiamo a trovarla finalmente. Penso in Puglia perché abbiamo già prenotato da un anno fa, quindi di conseguenza dobbiamo consumarla e a fine stagione andremo in Puglia, a Vieste, pugno chiuso, sul Gargano. San Vito lo Capo, perché la Sicilia è un grande amore, quindi la prima cosa che si fa si va subito in Sicilia. Niente, parto lunedì, vado alla Reggia qui in Italia, Reggia di Caserta e Costa Amalfitana. La prima volta che ci va? No, alla Reggia di Caserta sì, e Costa Amalfitana no, è la seconda, terza volta che vado. Sì, poi vado in posti diversi, comunque dai, facciamo un tour italiano, ci proviamo. Tutti gli anni partiamo con le mete che decidiamo al momento. E in genere ci andiamo però a settembre, così ci gustiamo le belle città italiane, i bei posti. Quest'anno decidiamo, pensiamo di andare nella... Dov'è che andiamo? Nella Maremma. Dove andrà quest'anno in vacanza? Santo Domingo. Lei è un amante dei Caraibi? No, però voglio andare a Santo Domingo. No, è bello, è bello. Speriamo di andare fuori comunque. Vaccinati, siamo vaccinati. Quindi il pass ce l'abbiamo. Adesso decidiamo solo la meta. E passiamo alle proteste dei sindacati sulla decisione della giunta comunale di Fano di revocare lo smart working per i dipendenti. Oggi sull'argomento è intervenuto il sindaco Massimo Seri insieme agli assessori. Abbiamo ritenuto doveroso privilegiare gli interessi dei cittadini e delle imprese, ha spiegato Seri, ripristinando il lavoro in presenza. Lo smart working applicato in modo massivo compromette l'efficienza e l'efficacia dei servizi. L'avanzamento del piano vaccinale, ha proseguito il sindaco, consente di tutelare i dipendenti e gli utenti. Non si comprende perché lavorare in sede abbia un rischio minore di tutte le altre attività sociali. In ogni caso l'ente si farà carico delle situazioni critiche dei dipendenti fragili in linea con il comportamento tenuto ad inizio pandemia prima delle norme nazionali. Spiace vedere un contegno sindacale, ha concluso il primo cittadino, che invece di tutelare i diritti difende gli ormai ingiusti privilegi. Cambiamo argomento, è ripartita l'attività nella piscina comunale di Sassonia a Fano. A programmare le numerose iniziative il nuovo consiglio direttivo della Fano Fortune Nuoto. Il servizio è stato curato da Letizia Marchionni. È stata aperta lo scorso 13 giugno la piscina comunale Felice Guido Ricci di Sassonia di Fano, una ripartenza che ha coinciso con l'assemblea di voto per l'elezione del nuovo consiglio direttivo della Fano Fortune Nuoto, che tra i primi compiti ha avuto quello di organizzare per il periodo estivo le attività della piscina di Sassonia. Per 10 undicesimi c'è tutta un nuovo staff di dirigenti che ha molta voglia e stiamo progettando il futuro della società per il bene della società naturalmente, e comincia tutto da questa piscina di Sassonia, di Felice Ricci e Guido Ricci, per incominciare un nuovo iter, un nuovo progetto, un nuovo modo di pensare il nuoto a Fano.
È possibile partecipare alle attività della Fanum Fortuna e Nuoto contattando la segreteria al numero in sovrimpressione, all'indirizzo mail info@fanumfortunaenuoto.it oppure tramite i social media. Noi dello staff tecnico siamo intenzionati a creare un gruppo di persone competenti che abbiano passione per queste attività, per fornire un servizio all'utenza, prima di tutto, ai disabili, alla Scuola Nuoto Federale, a tutti gli utenti che verranno in piscina e per primo alla squadra agonistica, di creare un gruppo che possa dare delle soddisfazioni a questa città nel futuro. Il ministro Giovannini ci ha inviato la comunicazione della nomina del commissario dell'autorità portuale dell'Adriatico Centrale nella persona di Giovanni Pettorino. Lo ha annunciato con un post pubblicato sul suo profilo Facebook il presidente delle Marche Francesco Acquaroli, che ha augurato all'ammiraglio un buon lavoro. E il governatore Acquaroli di Fratelli d'Italia è settimo nella classifica generale e i sindaci marchigiani sono nei primi 50 posti nella governance poll realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Tra i sindaci svetta il primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, sempre di Fratelli d'Italia. Al terzo posto, insieme a Giorgio Gori, sindaco PD di Bergamo, dopo Antonio De Caro di Bari e Luigi Brugnaro di Venezia. Prima donna in assoluto nella classifica, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli del Partito Democratico, nel gruppo dell'ottava posizione insieme al primo cittadino di Fermo, il civico Paolo Calcinaro. È trentesimo il sindaco PD di Pesaro, Matteo Ricci, e quarantottesimo il primo cittadino di Macerata, Sandro Parcaroli, della centrodestra. E adesso torniamo a Fano, dove i capannoni del Carnevale hanno aperto le porte alla città. In programma diverse visite guidate alla scoperta dei giganti di cartapesta, ma anche del lavoro dei maestri carristi. Il servizio di Filippo Pucci. Proseguono le visite guidate ai cantieri del Carnevale di Fano lungo Viale Piceno. L'iniziativa, promossa dall'ente carnevalesca, ha come scopo quello di far scoprire ai curiosi, ma anche ai cittadini e ai turisti in vacanza nella nostra città, come viene realizzato un carro allegorico, dall'idea al bozzetto fino alla sua creazione finale. Un'opportunità per confrontarsi anche con i maestri carristi fanesi. I cantieri saranno aperti alla città e ai turisti da oggi in poi. E fare questa bellissima visita, interessante, incontrare i maestri carristi mentre lavorano, fanno la cartapesta e in questo particolare periodo stanno costruendo i carri che usciranno ad agosto per il nostro carnevale estatico. Quindi vi aspettiamo, prenotatevi, si passano due ore molto piacevoli e poi vi aspettiamo gli ultimi due weekend di agosto per il nostro carnevale. Le prenotazioni già aperte dai primi di giugno vedono la partecipazione della guida turistica Manuela Palmucci. Per partecipare alle visite in programma, a seconda delle adesioni, dal costo di 5 euro, è possibile contattare questo numero di telefono. Prossimo appuntamento già in calendario il 26 di agosto. Per quanto mi riguarda, il mio sarà inizialmente un excursus a quello che è la storia del carnevale, a quello che è la storia, diciamo, dell'ente carnevalesca, di che come è stata istituita, e che cosa fa, e alcune curiosità, aneddoti che insomma sono sempre un pochino il sale di queste visite guidate, quindi curiosità e particolarità. I gruppi potranno essere al massimo dai 15 alle da, massimo 15 persone. Certo, se poi sono un gruppo di famiglie, vediamo un attimo, ecco, come poi dipenderà anche dal periodo dell'anno, perché diciamo una giornata come questa in cui stai con le porte completamente spalancate d'estate sicuramente c'è una maggiore sicurezza. Ad attendere turisti, curiosi e bambini ci sarà anche lui, la maschera ufficiale del carnevale, il Vulon. Sono qui alla fabbrica del carnevale e vi aspetto numerosissimi per divertirci insieme e per vedere la magnificenza dei carri del carnevale di Fano. Nit, una mucchia, una mucchia.
E alla BCC Arena di Fano riparte il cinema Sotto le Stelle. Questa sera alle 21.30 ci sarà un film a sorpresa ed ingresso gratuito. Fino all'inizio settembre, dal lunedì al giovedì, verranno proposti i film visti, nuove uscite, anteprime ed eventi. Un cartellone ricco di pellicole e iniziative grazie alla sinergia che per il secondo anno consecutivo è stata stretta tra la cooperativa Tre Ponti, Giometti Cinema e Masetti Cinema. L'Aurora Fano invece si conferma campione d'Italia. Ieri è tornata a splendere a Folgaria, proprio come aveva fatto lo scorso anno, illuminando la scena del campionato italiano insieme Open di ginnastica ritmica. Allora le ginnaste allenate da Letizia Rossi e Nani Londarizze trionfarono al palaghiaccio con cerchi e clavette, mentre in questa edizione sono salite sul gradino più alto del podio grazie all'esercizio coi cinque cerchi. A fregiare nuovamente del titolo di campione d'Italia il blasonato club fanese sono state Alexia Gorina, Giulia Sanchioni, Giulia Della Felice, Camilla De Luca e Maria Zaffagnini. E con questa notizia di sport chiudiamo qua il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa, o meglio il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Buona serata.